Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo sulla versione global di Dragon Ball Z Dock and Battle per andare a pullare altre stone sul banner, sul Rising Dragon, alla ricerca ovviamente di un LR. Per chi ha seguito la live, ormai ho portato il Goku Rage STR S10, lo volevo fare S10, gli abbiamo anche dato l'ability full per quanti Goku ho trovato. Però ragazzi, un po' di Vegeta ancora mi mancano, non ne ho trovati molti, anche poi nella live credo zero all'incirca. Comunque ragazzi, andiamo a pullare di nuovo 400 stone sul banner, sul Rising Dragon Carnival. Andiamo subito, partiamo, anzi prima diamo un'occhiata allo scouter per chi non ha ancora visto la pull. Goku Rage STR, Vegeta... Super Vegeta, poi più che altro Super Vegeta AGL, Gotenks fisico, Gotenks AGL base form, Gotenks STR base form, Gotenks Kid Super Saiyan Int e Trunks Kid Super Saiyan Tech. Poi abbiamo Super Saiyan 2 Trunks Teen STR, ottimo buffer, Goku Genkidama, Vegeta Candy. I due più inutili, l'unico che si salva, ripeto, è questo Goku, solamente perché mi piace veramente l'artwork e tutto, è l'unico che si salva. Vegeta, Candy e poi abbiamo Saiyan Rate Up, Trunks Kid e Goten Kid. Detto questo, andiamo subito, Multi Summon, partiamo, 400 stone e proviamo un po' a vedere cosa succede. Mister Satana a sinistra come prima multi intanto, ci sta, dai, possiamo partire bene? Possiamo partire realmente perfettamente, cioè è possibile per una volta, vero Dokkan? Grazie. Base, ok, non mi trollare, per favore Dokkan non mi trollare. Crack the screen, OG by guys. Andiamo a vedere. Yamcha, ci sta se adesso trovo un LR come prima pull. Ci starebbe. No! C17 AGL. Ottimo per il team Extreme AGL, ma fine all'incirca. Ub! Questo era il Bye Guys, ho capito. Grazie, Dokkan. Master Roshi. Attenzione, Bojack. Poi Tien. Ok. Ok, credo di sapere dove va a finire questa multi. Era quel C17. Cioè, ormai l'abbiamo capito, vero? Era quel C17, vero, Dokkan? Tien e la... Ah, eccolo qua, Goku Genkidama! Come si fa a fare meno di questo Goku Genkidama, con tutta la sincerità? Grazie, Dokkan. Mi piace, però è l'artwork che mi piace. Fine. Ok, andiamo avanti, prossima multi. Comunque, ragazzi, se quello che state vedendo vi sta piacendo, considerate l'iscrizione, stiamo provando a prendere un LR. 3 pod. Vediamo un po'. Base? Wow, un altro base. E un altro crack the screen. Ok. OG by guys di nuovo. Si ripeterà? Troveremo il fighter stavolta. Videl, Tech. Jaco, Tech. Ottimo per la road, ragazzi. Trunks Kid. Due volte di fila è un po' ridicolo. Devo dirlo. Due volte di fila è un po' ridicolo. Shugash Giant Ape. No. Lord Shugash. Perché? La si vede in molti modi. C'è chi dice Lord Shugash. Io dico no, un Giant Ape. Basta. Basta. Credo che si sia capito anche dal mio tono di voce quanto mi fa incavolare un Giant Ape in questo momento. Goku Cell First Form, Shugash Giant Ape. Ho detto tutto, credo. Captain Genio. Oh, Bardock Tech. Ciao Bardock Tech. Ottimo PG. Ottimo Sealer. Ottimo Key Buffer, poi Key Buffer è un Orb Changer più che altro, però ottimo per il Team Tech. Ok, andiamo avanti e facciamo finta che Shugash non è uscito con un Bye Guys, perché questo direbbe praticamente sì, siamo qua, siamo arrivati, è già il primo, ne voglio tener conto. Primo Giant Ape l'abbiamo preso, vediamo un po'. Ok. Per favore. Ok, stavolta è Super Saiyan, niente Bye Guys, a posto. Non ho visto... Era Mister Satana destra Super Saiyan 3! Mamma mia, oh! Mamma mia! Due Bye Guys di fila! No! Gohan Troll! Oh! Gohan Troll, ragazzi! Oh mio Dio, mi ha fatto prendere male quel Gohan Troll. Barter! Trunks Kid!
mi ha fatto veramente prendere male quel Gohan-Troll, devo essere sincero. Selfless Form ed ecco qua Vegeta Candy. Non può uscire Goku senza anche un Vegeta Candy. Gotenks fisico, siamo già a 3 SSR, GG. 3 SSR. Mi ha fatto veramente prendere male quel Gohan, giuro. Mi ha fatto veramente prendere male, molto. Goku, Base Tech e Barter. Dovremmo essere arrivati alla fine, sì. Vabbè, Gohan Troll, grazie per esistere. Andrei a Baba. Andrei a Baba, è da dare al Baba. Devo dire che qua porterò il mio Gotenks fisico a S10. Probabilmente ce la farò. Multisummon, andiamo ancora, dai. Per ora abbiamo avuto due Bye Guys di fila, un Super Saiyan 3. Vediamo se può andare meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pod. Non mi piace, non mi piace. Lo sapete. Rimani base, Super Saiyan, ok. Ci dai un altro Super Saiyan 3? Vediamo un po', Super Saiyan 2? Niente Super Saiyan 3? Vabbè, dai. Due Bye Guys, un Super Saiyan 3. Di fila un altro Bye Guys o un Super Saiyan 3 sarebbe stato un po' strana la cosa. Hellfighter 17, Goku Base Tech. Dai, per favore, dai, gioco. Dai, Dokkan. Janemba, siamo qua alla ricerca di una cosa, lo sappiamo. Super Saiyan Goten Kid. Ciao Zotek. Vegeta GT, eccolo qua, bello, bellissimo Vegeta GT. Ciao Zotek, ancora, ho capito, però... Ah, ecco, Trunks. Mi chiedevo dove erano gli SR in rate up, no? Perché di solito questa è vuota, però. Qui! Baby è vuota. Vabbè, lasciamo perdere. Ci ha dato molta roba di fila, facciamo finta di niente. Andiamo avanti. Ah, è giusto anche così, alla fine dei conti non... Ci ha dato molto all'inizio, però, sai, dovrebbe continuare un pod singolo, un singolo pod. Dovrebbe continuare a dare, mi piacerebbe di più, Instant Super Saiyan, comunque. Andiamo. Super Saiyan. Super Saiyan 2, ok. Niente Super Saiyan 3. Ripeto, e Rising Dragon sono belli, però, come ho detto, ormai sono arrivato al punto che voglio cercare l'LR. È quella fase di Dokkan che io voglio, Videl San Valentino, ti odio. Devono uscire anche loro, no? Le San Valentino, perché... San Valentino è già passato, Prodokkan, eh? Vorrei solo ricordartelo. Sei un po' in ritardo. Cioè, se pullavo a San Valentino, ci stava anche che trovavo dei PG San Valentino. Era anche divertente la cosa, però... smettiamo? Grazie. Goten AGL, Kid. Vegeta God AGL. Ok? Là! Vegeta God, Vegeta Int. Vegeta Int Candy. Non può mancare. Non può mancare anche Trunks Kid. Ok, è ritornato a dare un po' di SSR. Abbiamo preso 4 SSR. L'unica utile fondamentale... No, le uniche due utili sono quel God Vegeta, Super Saiyan Blue Vegeta e il Trunks Kid Tech. È un PG carino comunque. Non fa tutto schifo, ci sta in rate up alla fine dei conti. Aumenta l'attacco, poi soprattutto... Quando ho la guardia attiva riesce bene o male a tankare un pochino, perché riduce il danno del 40%. Riesce a tankare un pochino in road. Un po' difficile, però ce la fa. Questo PG ci può stare anche. Multisummon, andiamo. Andiamo ragazzi, abbiamo ancora 2180 stone. Lasciamo perdere il 2000. Arriviamo a 2000 stone, ragazzi, per questo video. 4 pods. Andiamo avanti. Release Rainbow. Base, per favore. Super Saiyan. Ok, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 2, Release Rainbow. Vediamo se è la multi buona. Vediamo se è veramente la multi buona. Android 16, prossimo, un Nail, lasciamo perdere, piccolo, vabbè. Tien. Vegeta Super Saiyan 3 GT, vai. Che tanto con l'arrivo di Bardock torna utile. Almeno quello torna utile, quindi ci sta. Great Saiyan Man. C18. Magetta, il caro Magetta. E vai il Goku più vecchio della storia di Dokkan. Grazie. Super Saiyan Goku STR. Ci sta alle volte, sì. In realtà no, è una carta inutile. Fondamentalmente molto inutile, fidatevi. È tipo la carta più inutile che esista in tutto Dokkan, quindi lasciamo perdere. Andiamo avanti, facciamo finta di niente, non guardiamo lo schermo, no, proprio... No, non sei uscito, no. Oh. 5 pod. 5 pod sono buoni. Sono buoni, si spera.
Anzi, trattiamo questa multi come una multi di gruppo, singola di gruppo, come volete. Al mio 3, 2, 1, tutti assieme ragazzi, andiamo a pullare assieme. Trattiamola come multi singola di gruppo per questo video. 3, 2, 1, release. Se trovate qualcosa in una multi o in una singola, scrivetelo sotto nei commenti. Super Saiyan 2, vediamo un po' ragazzi. Trattiamola come multi singola di gruppo. Vediamo se può portare fortuna a qualcuno, può portare fortuna anche a me. Io spero più che altro che porti un po' di fortuna anche a me soprattutto. Però, se trovate qualcosa scrivetelo sotto nei commenti. Goku Family Kamehameha, che brutta roba, che brutta roba. Bottiamo Trunks Kid. Gohan Kid, wow. Sta migliorando. Vegeta Android 17. Ciao Zuint, ottimo PG per la road anche lui. Goku e poi Majin Buu Gotenks, dovrebbe essere, sì, era l'ultima. Va bene, andiamo a spendere queste ultime stone ragazzi, questa ultima multi. Comunque, se avete trovato qualcosa, scrivetelo sotto nei commenti. Vi ricordo di scriverlo sotto. 1, 2, 3, 4, 5 pod ancora. Ok, vediamo un po', vediamo un po'. Base, no, Super Saiyan. Diciamo che dopo le prime tre multi non è più successo niente di bello. Super Saiyan 2 all'incirca, tranne un Gohan Troll e basta praticamente. Vabbè, lasciamo perdere. Nappa! Hammond, ok. Oh, mamma mia, se lo odio questo Gohan. Ultimate Gohan Teen. Oh, Goku Genkidama. Giuro che lo porto a S10 tramite questo Rising Dragon. Giuro, S10 Full Ability. Lo porto a S10 Full Ability. Caulifla! A random, totalmente a random. Super Saiyan 2 Caulifla. Eccola lì. Android 17. Cell First Form. E attenzione, Trunks Kid. Eccolo qua. Tarble. Vabbè, finirla con Tarble non è il massimo, devo ammetterlo. Finirla con Tarble non è il massimo. Va bene, Caulifla ci sta. Caulifla ci sta seriamente. Andiamo un attimo a fare il resoconto e andiamo anche a ridere. Training, andiamo in training. Andiamo in STR, ok? Togliamo Majin Buu Saga. Andiamo in STR, ragazzi. STR super. Non credo di averne mai portato uno a UR, credo, eh. Sinceramente non credo di averlo mai portato a UR, quel Goku. Vediamo un po', questo dovrebbe essere il primo. Sì, ragazzi, è il primo. Sì, sì, va bene. Va bene, andiamo a vedere quanta SA li alziamo. Giuro che d'ora in poi, fra live e video, voglio alzare l'SA di questo Goku. Quindi iniziamo qua. Lo portiamo avanti anche di SA, sinceramente. 1, 2, 3, 4, lo portiamo a SA5. Lo portiamo a SA5 per questo video. Mi manca dargli item, va che è meglio. E va bene, sì, li sto sprecando, sì, non mi interessa. Andiamo a dargli l'SA così, ragazzi, andiamo così. SA5, questo Goku Genkidama, che ci sta, mi piace come PG. È bello, è solamente bello l'artwork. Mi piace talmente tanto che è bello l'artwork, fine. Però sì, come carta è totalmente inutile, ovviamente, ragazzi, non è una carta utile. Detto questo, comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.